Bella a tutti ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video. Io sono Doc di oggi e siamo qui per aiutarvi a migliorare con le vostre squadre. Ma prima di cominciare ragazzoli vi invito a passare nel link in descrizione, dove trovate tutti quanti i miei link ai social e cose del genere, per mandarmi squadre e tutte queste cose qua. Ma in più c'è un link di un sito di magliette davvero molto molto figo. E ragazzoli vi giuro, ci sono delle magliette d'allenamento che sono bellissime, personalizzabili e anche retro. Quindi fateci un salto perché potrete anche, se volete fare un acquisto, avrete il mio codice sconto che appunto vi farà avere uno sconto del 15%. E non è poco comunque, ragazzuoli, non è poco, non è poco. Prima di cominciare volevo fare una piccola premessa. Essendo che c'è un sondaggio sul gruppo Telegram, volevo esporlo anche qui. Volete o no Clash Royale su questo canale? Sappiate che io di Clash Royale devo ricominciare tutto da capo perché ci ho giocato tantissimi anni fa e quella mail che usavo per giocare all'epoca l'ho distrutta già tempo fa. Quindi dovrò ricominciare da capo. Fatemi sapere se volete o meno Clash Royale su questo canale. Detto questo, una caterva di pace qua sotto, iscrivetevi al canale e se avete ancora dubbi dopo questo video, scrivetemi qua sotto, ok? Nei commenti. Cominciamo! Allora, ragazzuoli, devo dire una cosa. Prima di cominciare, sono ancora tantissimi dubbi, tantissime domande che mi vengono fatte riguardo i giocatori, ok? Soprattutto quando la gente vede dei giocatori che a stats sembrano potenti. Ad esempio, i giocatori dell'Utoti. Allora, ragazzoli, c'è un discorso da fare. Perché ogni più o meno 3-4 giorni arriva un elemento qualunque, ok? A dirmi, ma Marquinhos Utoti è forte? Ma Van Dijk Utoti è forte? Poi ci sono anche quelli che, al posto che domandare, fanno direttamente Van Dijk è un animale, no, per dire, quello Utoti. Che anche lì sono più o meno cose da dimostrare, perché vorrei vederla sta cosa, ma vabbè. E soprattutto vorrei vedere contro chi giochi per dire una roba del genere. E appunto, vabbè, dettagli, quelli sono dettagli. Ma, ragazzuoli, sono cose che non stanno né in cielo né in terra. Allora, perché ve lo spiego subito. Io, come molti sanno, sono uno che sta studiando per sviluppare videogiochi, ok? Non di calcio, ma fondamentalmente lo sviluppo della personalizzazione del personaggio, delle statistiche, delle cose, è più o meno tutta quanto uguale, ok? Che sia RPG, calcistica o cosa del genere, si crea sempre nella stessa maniera, giusto per darvi un'idea, ok? Cosa fa un gioco online, ma non solo FIFA, un gioco online in generale, ok? Però prendiamo in questo caso FIFA, che butta tante carte di certi giocatori. Per esempio, ci sono 700 carte di Messi. L'anno scorso c'erano 700 carte di Immobile perché era diventato scarpa d'oro e ci sta. Raga, allora, cosa succede? Ogni volta che esce una carta di un giocatore, cioè per esempio se esce un Immobile nell'Utoti, ok? E poi esce un Immobile nell'Utoz, quale sarà il più forte? Quello dell'Utoz. Ragazzuoli, allora, perché? Non è per qualcosa. Anche se, per dire una storia, anche se faccio un esempio così, ancora peggio. Quello Toz con quell'Utoti, ok? Giusto per darvi un'idea, anzi, facciamolo qui, ok? Facciamolo qui. Tipo Immobile dovrebbe essere uno tra i primi, ok? Cioè, adesso per farvi un'idea, c'era un ragazzo che mi chiedeva in continuazione se Marquinhos è forte. Raga, io ho contrasti al 10, ok? Ma anche se lo porto al 18 contrasti e porto lui a 100, fa fatica ad arrivare a 100 di ritmo, ok? E a 110 di difesa, cioè di fisico, scusate. Dove cazzo vai con un giocatore del genere, ok? Dove cazzo puoi andare con un giocatore del genere? Fondamentalmente da nessuna parte, raga. Perché ci si può fare un cazzo. Oltretutto di Marquinhos sono uscito carte anche nel Tots. E quindi questo Marquinhos è stato ancora più depotenziato. Perché sì, ragazzuoli, esatto. Quando esce una carta con lo stesso nome, con lo stesso giocatore, di un altro evento che è importante, perché dovete sapere che sono tre grandi eventi importanti da seguire su FIFA. Toti, Tots e l'evento finale, che può essere Stelle Retro, può essere Top Prospect, che può essere come quello dell'anno scorso, qualsiasi cosa, ok, ragazzuoli? Ma sono questi tre eventi fondamentali in FIFA, dove se uno prende i giocatori, per esempio nell'Utoti, questo Marquinhos era buono fino più o meno a metà evento del Tots, ok? Però dopo che si cominciano a prendere i giocatori Tots, è una merda,
è più che ovvio, ma perché viene anche lui stesso depotenziato. Quando è uscito la Ligue 1, che c'era lui, questo è stato depotenziato tantissimo. E per farci caso a queste cose, bisogna guardare il mercato, bisogna farci caso, bisogna segnarsi le cose, perché sennò non ci fate caso, ragazzoni. Sono stati tutti depotenziati gli Toti. Tutti depotenziati, raga, tutti. A Ronaldo, quello Toti normale, gli hanno tolto 5 di ritmo da quando l'ho preso io, eh. Cioè, da quando l'avevo preso nel Toti, ha perso 5 di ritmo. Da 118 è arrivato a 113. Giusto per darvi un'idea, ok, ragazzoli? Cioè, adesso vorrei trovare l'immobile, ok, no? Immobile 97. State guardando, ok? 107, 120, 102. Questo è un calciatore, un Toti 97, che per andarlo a comprare si spende minimo 12 milioni. Ok? Perfetto. Adesso noi mettiamo Immobile. Immobile. Ok? 91, perché mi pare che era 91 perché era nella roulette. Ok? Quindi un giocatore ancora più scarso di quelli che c'era nel percorso, per dire, ok? No? Immobile. Adesso noi mettiamo non più Toti, ma mettiamo Tots. Ok? Il 91, raga. Guardate. Ok? L'altro aveva torre e quindi gli aumentava di fisico. Questo a seconda punta non gli aumenta il fisico, ma è 6 livelli in meno, è più veloce, ha più agilità, lo stesso tiro. Ok? Questo è per farvi capire che dopo un po' qualsiasi evento diventa una merda. Tra un po' anche questo Tots diventerà una merda. Anche i giocatori del Tots saranno scarsi, ok? Faccio un esempio, è uscito Flashback, hanno messo Buffon che è prendibile free. Raga, l'unico portiere forte che è rimasto del Tots è Oblak. L'unico portiere più forte di Buffon, quando uscirà appunto Buffon, rimarrà Oblak in tutto il Tots. Quindi capite bene che, cazzo, è un gioco online. Ogni evento lo fanno apposta per smerdare i giocatori che sono usciti prima. Poi, oltretutto, in base all'evento, se Toti e Tots, per esempio, che si mette a confronto, i giocatori usciti nel Toti, se sono riportati anche nel Tots, quelli del Toti vengono depotenziati a livelli mostruosi, ok, ragazzuoli? Spero che con questa piccola spiegazione vi abbia dato delle delucidazioni per farvi capire anche come sono i giocatori più forti, come capire quali sono i giocatori più forti, ok, raga? Questo poi non vuol dire che, per esempio, nel National Heroes, che era uno degli ultimi eventi, sono tutti forti, perché no! Però c'erano quei 3-4 giocatori che erano forti come i Tots, ma gratis! Per esempio James, ok? Per esempio anche altri. Cioè, ragazzuoli, capite bene che è Rui Patricio, no? Che comunque era forte come Courtois, solo che non lo si pagava Rui Patricio, invece Courtois lo pagavi 8 milioni se non lo sculavi nella roulette. Capite, raga? Bisogna fare un attimino mente locale e capire. Vale la pena spendere 12 milioni per un 97 di immobile? O è meglio che mi compro questo immobile 91? Quando finisce Flashback, ovviamente, perché adesso costa un delirio perché c'è il Flashback con Buffon. Però quando finisce questo qui vale 3-400 mila. Con 3-400 mila di spesa, se gli altri 12 milioni li utilizzate tutti quanti per potenziarlo, lo portate a 100 praticamente, raga. Cioè, quindi che cazzo di senso ha prendere? E oltretutto sarebbe più forte. E per assicurarsi di ciò basta guardare FIFA Renders. Ok, raga? Non è che ci vuole tanto a livello di statistiche. Poi in campo, come vi ho detto, il Toti viene depotenziato, quindi lo si capisce. Ok, ragazzuoli? Spero di essere stato molto molto chiaro, perché è un argomento che molti mi chiedono sempre. Tipo, ma quello del Toti è più forte o no? Ma quello è più forte o no? No! No! Questo è uscito già il Tots, non sono più forti. Cioè, deve essere già appunto, come vi ho detto, più o meno ancora le prime 2 settimane del Tots, quelli Toti sono ancora forti, gli U-Toti, però, gli U-Toti, non i Toti, gli U-Toti, sono ancora decenti. Poi quando finisce il Tots, che ci sono gli ultimi Toti diventano delle cacche abominevoli, ma anche in campo, ok raga, non ne trovate più, e c'è un motivo, cioè non è che lo fanno a caccia, non li mettono perché li stanno antipatici, cioè ragazzoni, cioè, siate un po', capiamoci, no, Adesso si passa ad analizzare le vostre squadre. Spero comunque di avervi fatto capire come si valutano i giocatori anche grazie agli eventi, ok ragazzuoli? Perché come vedete sono 3 eventi speciali in tutto FIFA: Toti, Tots e l'ultimo. Ricordatevi questa cosa perché è importantissima, ok? Bene. Allora, come posso vedere qua hai Griezmann che ormai è davvero troppo vecchio, cioè come anche Asensio. Cioè, non è neanche che è troppo vecchio, è che è troppo lento. Poi, se tu giochi solo versus attacco,
va bene, perché comunque ha una marea di agilità, di testa stranamente forte, quindi ci sta. E poi stranamente è abbastanza alto, quindi è normale che sia abbastanza forte, però è forte, ok, come ala sinistra di testa è forte, diciamo, se puoi trovare di meglio, sicuramente di meglio si può trovare, però dai, te lo posso anche abbonare, dai, non è che te lo posso anche abbonare, te lo posso anche abbonare. Ronaldo Tots, non ti posso dire niente, perché è fortissimo quasi dappertutto, e quindi la gente che dice che non è forte in confronto è evidente che non se l'è mai trovato contro, perché di testa è rotto, come nessun altro, ok? Come nessun altro. Marco Asensio è molto veloce ancora grazie al suo potenziamento velocità, però ovviamente il potenziamento velocità adesso è davvero una merda, perché non serve a un cazzo, fondamentalmente perché la gente è già full di ritmo di suo, ok? È già molto molto alta di ritmo già di suo, quindi non ha molto senso. Quindi allora, nell'attacco io ti direi, potresti cambiare sia Griezmann che Asensio, però bisogna sempre valutare che cosa tu giochi. Se giochi il versus attacco, Griezmann lo puoi tenere un attimo, ti cambia senso, ti metti una alla destra con un voltiro, buone cose del genere. Un Salah sarebbe perfetto, Tots, ma ovviamente... 6 milioni ce li hai, eh. Salah non costa tantissimo, quindi... Facci un pensierino, ok? O se lo risparmi, faccio un pensierino, perché Salah, come alla destra, prendibile, che costa poco, è la più forte per adesso, ok? Quindi... io te lo dico, poi fai te. Llorente è uno dei CC più potenti in game, potenzialo, ok? Boja Vallejo, troppo lento. Allora, ok che è un CC, ma è troppo lento. Quindi io, per quanto è, toglilo, perché è davvero troppo scarso. Cioè non è per qualcosa, per quanto sia uscito adesso, ma non è forte. L'ho guardato anche a 110 adesso FIFA Renders con tutto al massimo, ma... non è fortissimo, non ne vale la pena neanche di upparlo, secondo me. Quindi ti consiglio di cambiarlo. Di CC ne trovi tantissimi. Mi sorprendo che tu non abbia Beckham o Gullit o comunque Cacao, Ier. Cioè non hai nessuna icona. Questo male, eh. Cioè Beckham lì a posto di Bojero era top, per dire. Comunque vabbè, hai João Fotugno, che è buonino. Buonino, non è esagerato, ma è buonino. Se riesci a prenderti Rakitic a sto punto, il 102 dell'evento, sarebbe buona cosa. Sarebbe proprio il massimo, anzi. O Rakitic o Buffon. Cioè ti serve uno dei due assolutamente, proprio. Se non riesci a prenderli, poi cerca di comprartelo, almeno uno dei due, perché così ti fai entrambe le cose, ok? In difesa, l'imbarazzo è su Koundé. È il terzino sinistro. Koundé... sia se lo usi per VS, sia se lo usi che confronto, è troppo basso, è veloce quello che uno vuole, ma non ce la fa. Su certe cose non ci arriva proprio, e quindi ti consiglierei di cambiarlo. Ovviamente se hai Bender, prova cioè rimetterti Bender, perché è buono, soprattutto se usi il versus attacco. Se no puoi anche puntare su una Kanji che costa poco ed è già un 101. Alla fine è più forte di Koundé, 7 livelli in più. Come terzino sinistro c'è Digné 102, che non costa tantissimo anche lui, ed è già 102. Io ti consiglierei di andare su questi giocatori già alti di gen, così recuperi, perché vedo che non hai molta esperienza nei giocatori. Anzi, vedendo la squadra così, non hai esperienza dentro i giocatori. È da mettere, bro. Devi mettere esperienza dentro i giocatori. Anche lì c'è una cosa che molto spesso io non capisco, appunto, è la gente che non potenzia i giocatori. Lo so che, cioè che a livello di soldi non ti ridà tutto indietro, però, raga, è importante avere l'esperienza dei giocatori. Cioè, cazzo, avere un Koundé a 94, averlo a 100, cambia, ma non solo perché dici è più forte. Ma se tu adesso prendevi a Kanji, ok, faccio questo esempio come ti ho consigliato adesso, no? 101, tu avevi già Koundé 100, lo prendevi, lo sbattevi sopra Pepe o João Cancelo, te lo uppavi risparmiando crediti, facendo robe, ed eri tutto più alto, capisci? Invece facendo così ti sei risparmiato i crediti, sì, ma fondamentalmente poi li dovrei andare a spendere per comprare gente di gen più alta, quindi... ok, capisci che da una parte risparmi, ma dall'altra poi devi spendere, quindi non serve un cazzo, ok? Passiamo alla prossima! Ragazzi, scusatemi perché un video sarà veramente molto più lungo del solito, ma c'erano cose che dovevo dirvele, ragazzuoli, perché vedo che sono sempre troppi gli stessi dubbi, cioè non ha senso. Comunque! Allora... mi era sembrata per un momento la stessa squadra, e invece no, perché...
Hai Beckham, ok. Hai Cancelo, Griezmann, ok. Va bene, si vede che beh, sono quelli già più alti che costano di meno, fondamentalmente, per quello che molta gente usa ancora loro. Però la cosa male è che una agilità e l'altra velocità, capisci? Quindi è troppi potenziamenti, anche perché Quagliarella c'ha finalizzazione, quindi sono proprio troppi potenziamenti. Per la gente che dice che Quagliarella fa schifo, io li consiglierei di provarlo, soprattutto nel versus. Nel confronto non è buono, ma nel versus, raga, non è così scarso. I suoi 130 di tiro a 98, se portato a 102 anche soltanto Quagliarella... Ah, allora, una cadere di tiro ha tre caratteristiche sul tiro è, per quelli che non sono così alti, appunto un 130 come te, va più che bene Quagliarella, è forte. Perché comunque molta gente, ho visto che consiglia anche così, anche nel gruppo, a cazzo, guarda, pensando soltanto a se stesso. Cioè, io sono un 160, allora se tu sei un 130 devi avere per forza Lukaku, Salah e l'altro, se no fai schifo. No, no, perché appunto con Quagliarella ti aggiusti da magari una delle due ali, già riesci a essere competitivo. Perché poi le mani sono le mani, raga, cioè, c'è gente che è più forte e gente che è meno forte, fondamentalmente. Allora, il centrocampo, lo stesso discorso che ti faccio per l'altro. Beckham, cioè per l'altro più o meno, perché Beckham lui non ce l'aveva. Beckham da potenziare e farlo diventare icona Prime il più presto possibile, ok? Perché ti aiuterà tantissimo ed è molto molto più forte. Quindi spendi i crediti per potenziare lui, scusa, ma credi negli occhi. Borja Vallejo, appunto prendilo, sbattilo via, ma non per qualcosa, è proprio perché... Cazzo, passaggi lunghi. E allora, al di là che è un potenziamento che... serve e non serve a certi giocatori, perché a uno che ha tanti passaggi, avere passaggi lunghi è limitante, perché non lo va a completare. Borja Valero, l'unica cosa che ha sono i passaggi, tu li metti i passaggi lunghi, è una merda. Quindi ti consiglio di toglierlo assolutamente, perché tra i figli di un'era è... cioè, Borja Valero fa schifo, Robben ancora è buono, ma lui fa proprio schifo, ok? Hernandez terzino sinistro, anche a te ti consiglierei assolutissimamente di andare a puntare almeno su un Digne o su una roba del genere, perché quell'Hernandez è veramente orrendo, te lo posso assicurare, ma non per qualcosa, perché io l'avevo preso nell'evento, l'ho provato due o tre cose e era ridicolo, anzi ridicolo è già fargli un complimento. Quindi se puoi cambialo, soprattutto con Digne, dico Digne, perché Digne è un 102 e per quanto le stats non siano altissime, in campo rompe i coglioni, perché in campo un po' rompe i coglioni, detto sinceramente. Perché ha delle cose che comunque riesce a rompere il cazzo, detto sinceramente, ok? Poi ci sono anche altri terzini sinistri, ovviamente, eh? Cioè, ma già se prendi un terzino sinistro del Tots è mille volte più forte di quello che hai. La Croix e Koundé, allora, la Croix è già meglio di Koundé perché è un po' più equilibrato. Quindi io ti dico, togli Koundé anche a te. Te potresti mettere... se vuoi capitano, tipo Diaz e quella gente lì, però appunto dipende sempre che cosa giochi. Se giochi il versus, ti servirebbe in realtà Bender o Pepe, che comunque non è male nel versus. Pepe, Varane tipo è rotto dappertutto. Varane, quello del Tots, è rotto in confronto, in versus è rotto pure quando te lo trovi sotto casa, cioè è un rompicoglioni, ok, fondamentalmente. Quindi ti consiglierei quel tipo di giocatori lì. In questo evento sfruttalo al massimo, appunto. Te, Buffon, potresti anche non prenderlo, ok? Potresti però decidere di dire, io mi prendo Rakitic 102 e Pepe, ok? Con Quagliarella che hai già preso, ti sei aggiustato tantissimo la squadra, perché appunto con Rakitic 102 al posto di Borja Valero, appunto sarebbe già una roba spettacolosa. In più hai un cursore come Beckham. Adesso non mi ricordo se anche Joao Moutinho è un cursore, però andrebbero tutti e tre a completarsi con un solo potenziamento in teoria. Però non mi ricordo se è un cursore Joao Moutinho, ma mi sembra di sì. E appunto dietro stesso discorso, capito? Quindi cioè con Pepe in realtà vai ad aumentare un potenziamento. Però tu togli Koundé per Pepe, poi prendi Varane, ti metti Varane e c'hai marcatura, che è anche meglio come potenziamento che capitano. Quindi capisci a me, ti andresti ad aggiustare un pochettino la situazione in modo molto semplice, senza spendere neanche troppo, ok? Fammi sapere se sei stato d'aiuto qua sotto nei commenti. Passiamo al prossimo e ultimo, il più forte, il 150. Ed eccolo qui, 155 in realtà, quindi ancora più forte. Allora, oh, già la tua squadra me gusta. Vedendola posso già dire che penso che tu giochi il versus. Penso, perché comunque
Vedo Beckham CC, però vedo anche Moore. Moore è un personaggio da versus, proprio lo puoi usare solo per quello. Quindi penso che giochi il versus. Allora ti dico, attacco. Allora, facciamo una cosa, a te c'è un discorso differente da fare, perché essendo vedo già giocatori potenti, c'è un discorso che ti posso fare. Allora, in questo evento tu puoi pensare già solo, anzi facciamo così, partiamo da quello che tu non devi togliere. Secondo me quello che tu non devi togliere è Kane, ovviamente, Mané, Beckham. Gerrard puoi anche lasciarlo, Robben è forte, meglio Wawancha che Kotuka, però Robben è forte, c'è poco da fare. A medio-basso è un po', si trova un po' a cazzo ogni tanto, però è forte. In difesa l'unica cosa che potresti cambiare è Diaz, perché gli altri due comunque se giochi verso sono strabuoni. E tu mi dirai, ma perché Bruno Fernandes non ti piace? Allora, Bruno Fernandes è forte, è molto forte, secondo me è anche più forte di Maradona, ma c'è un piccolo discorso da fare per te. Tu hai 21 milioni, ok? Se prendi Maradona, vendi Bruno Fernandes, arrivi ad avere 70 milioni. Con 70 milioni, tipo a 50 c'è De Vrij, ok? De Vrij è il difensore, insieme a Ruben Dias quello 104, insieme a Hierro, insieme a tanti altri. Comunque è uno dei difensori più forti che c'è in gioco in assoluto. De Vrij però, a differenza di Hierro e di altri, è molto molto potente anche nel versus attacco, e quindi ti sarebbe utilissimo sia in una modalità che nell'altra, perché è veramente rotto, io ce l'ho e ti posso assicurare che è un animale, ok? E facendo così tu inseriresti Maradona 100, potresti prenderti De Vrij e avresti ancora i soldi per portare poi Maradona a 102, pari Gerrard a 100, e avresti anche Butragueño. Allora, poi ti dico, Butragueño sarebbe da cambiare, perché capisco che tu hai speso dei soldi per Butragueño, ok? Butragueño ovviamente si chiama, però è più bello chiamarlo Butragueño. E quindi magari ti rode un po' l'ano, diciamo, a buttarlo, però devo dire, con tutti quei soldi lì, appunto, vendendo Bruno, potresti comprarti De Vrij e addirittura comprarti un Lukaku o Haaland, no? E quindi, cioè, arriveresti ad avere una squadra davvero molto competitiva, molto competitiva. Per questo io ti consiglio questa cosa. Poi, ovviamente, puoi decidere te. Se non vuoi fare questa cosa qui, ovviamente ti consiglierei un'altra cosa, cioè di andare a sfruttare l'evento in altro modo. Magari evitando di prendere Maradona, puntando anche soltanto a Buffon e Rakitic, anche se forse Pepe l'ha... No, Pepe l'hai comprato perché il grado è al 5. Bene, perfetto, perché se no non riuscivi magari a comprare entrambi. E con Buffon e Rakitic ti togli Gerrard dai coglioni, metti Rakitic, che è già 102, e al posto di lui Patricio ti ficchi Buffon, che è già 103, con i gradi già a posto, eccetera, eccetera. E sarebbe buono. Puoi anche fare la cosa che ti ho detto io con Maradona, mettere Bruno Fernandes e prenderti soltanto magari Rui Patricio. Io ti dico, cioè Rui Patricio Buffon, perché ti dico Buffon? Perché almeno Rui Patricio lo togli e lo vendi, ti rifai qualche credito, ok? Spero di esserti stato d'aiuto, perché comunque hai un po' di opzioni per divagare, per cambiare e fare tutte queste cose qua. Quindi fammi sapere tutto quanto qua sotto nei commenti se ti sono stato d'aiuto. E mi raccomando ragazzuoli, fatemelo sapere tutto qua, tutti quanti qua sotto nei commenti, se vi sono stato d'aiuto sia nella prima parte che nell'aiuto delle vostre squadre. Ok ragazzuoli? E arriviamo almeno a 200 like per continuare questa serie fino all'arrivo di FIFA Mobile 22! Ok ragazzuoli? Un ciao ciao, anzi... Iscrivetevi al canale, arriviamo a 5.000 iscritti, road to 5.000, sembra una cazzata per tanti, ma per me è già tantissimo, ok ragazzoli? Quindi grazie di cuore a tutti coloro che si iscrivono, che mi seguono e che mi supportano sempre. Chi arriva a fine video si merita dei ringraziamenti particolari già solo per chi è arrivato fino a fine video, perché comunque molte volte lo so, sono noioso, cazzate del genere, però se uno vuole capire il gioco e giocare bene, fondamentalmente serve anche rompersi un attimo il cazzo. Ok ragazzoli, detto proprio sinceramente, un ciao ciao da Doc di ciao ciao, a presto ragazzoli, bye bye.